abbiamo accettato volentieri l'invito a partecipare a questo evento. Vi ringraziamo, per noi è molto importante perché come federazione siamo rappresentati da Mauro Tanti, che ha avuto il piacere e l'orgoglio anche di essere ben considerato qui nel quartiere, in questa ringrazio anche la direttrice che è davvero un'esperienza. Per quanto riguarda la Federazione Civista, la nostra istituzione ha una grande vocazione istituzionale di pensare a risultati, a fare attività, però da quando abbiamo preso la gestione abbiamo pensato che la bicicletta, che ormai è diventata in assoluto una difesa, uno stile di vita, cioè deve essere proprio uno strumento, una compagna di viaggio, di gioco dei bambini, e l'abbiamo immaginata e sognata, la stiamo sviluppando come attrezzo di formazione e di gioco. Tutti i nostri progetti che sono rivolti alla vita giovanile sono progetti che pensano all'educazione, all'educazione stradale, come modello di rispetto di legalità, di codice e di regole, all'educazione ambientale, perché la bicicletta è uno strumento ecologico, rispetto all'ambiente, consente di giocare, di divertirsi e fare anche mobilità fisica all'aria. E l'abbiamo pensata anche come educazione al rispetto e alla vita. Credo che con il sindaco sia stato davvero un volano straordinario per l'utilizzo della bicicletta e aver pensato di chiudere la parte storica della città, del tutto normalizzata, e quello di immaginare il più grande parco del mondo in assoluto, con le bellezze artistiche e culturali che la città può esportare davvero nel mondo. Come civismo sono tantissimi eventi che si svolgono qui in città e che in qualche maniera cercano di continuare la loro storia. Cito solo il Campello Liberazione, che è l'evento più storico che la città accoglie insieme a Piazza di Siena, per ricordare. Ma accanto a questo, la settimana scorsa abbiamo vissuto la giornata memorabile di Roma Massima, che ha raccolto l'eredità del Giro del Lazio, con 24 ore di mountain bike che mantengono sempre rispetto del verde e quanto altro, per cui siamo molto felici dell'intervento di Mauro Tanfi, che avanti illustrerà anche quello che è il suo e il nostro sogno, il sogno dei bambini di avere spazi sempre più dedicati per poter giocare e divertirsi con tutti. Io ringrazio davvero tutti della giornata e davvero un grazie al sindaco per quanto sta facendo per la città e per la città da vivere in questo momento.